Grazie Alessandro, io innanzitutto voglio ringraziare Mariam Rajavi. La ringrazio per aver deciso di venire in Italia, di venire nel nostro paese, perché la sua presenza rafforza le ragioni e l'energia della nostra comune lotta per una soluzione relativa ai residenti a Campo Liberty, ma anche per vedere un Iran finalmente democratico. Ognuno con le proprie responsabilità, ognuno con i propri ruoli. Non è un caso che vedo molte elementi convergenti tra voi, Mojahedin del Popolo Iraniano, Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana e noi radicali. C'è questa importante decisione della Corte spagnola che ha deciso con un'ordinanza di procedere nei confronti di Faleh Fayyad, che è il consigliere di Al-Maliki per la sicurezza nazionale e responsabile anche di Campo Liberty, per il suo coinvolgimento nei vari attacchi armati che in questi due campi purtroppo si sono riversati. È noto in questo come state perseguendo la via dell'affermazione giurisprudenziale di principi e di diritti che poi politicamente vengono in un certo senso ratificati. È già accaduto anche per quanto riguarda la cancellazione dalle blacklist sia dell'Unione Europea sia degli Stati Uniti, perché furono proprio dei pronunciamenti di corti a determinare poi la decisione politica della cancellazione da quelle liste. Ma non è solo rispetto a questo che io vedo una vicinanza, perché c'è anche la lotta non violenta che avete incardinato con questo sciopero della fame molto, molto duro che sta proseguendo da oltre 100 giorni. E io voglio davvero ringraziare le persone che hanno messo a disposizione i loro corpi perché sia affermata, riconosciuta quello che vi spetta di diritto, ma ringrazio anche Mariam Rajavi per l'appello a terminare questo sciopero. Hanno avviato questa iniziativa non violenta dicendo loro che ci siamo anche noi in questa lotta, che vogliamo continuare, perché innanzitutto ci sia una maggiore attenzione per le condizioni. Abbiamo visto i due documentari sull'attacco del 1° settembre a Campo Ashraf, un'autentica esecuzione sommaria di 52 persone. Questo è qualcosa di terrificante, dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, non è soltanto un attacco armato, qui hanno giustiziato con un colpo alla testa oltre 50 persone, è qualcosa di inammissibile, di inaccettabile. Hanno sequestrato altre 7 persone, di cui 6 donne, e ancora non si sa quale sia il destino, quale sia la sorte di queste persone, e occorre assolutamente una mobilitazione internazionale per fare chiarezza sulle responsabilità di quanto accaduto, ma anche per salvare la vita di queste 7 persone. La vostra battaglia è una battaglia di legalità, e anche in questo da radicale io vi sono assolutamente vicina, perché voi state semplicemente. E in particolare voglio dire, rispetto alla pena di morte, Mariam Rajavi ci ha ricordato la escalation di esecuzione a cui stiamo assistendo in Iran. Sono ormai oltre 529 le esecuzioni che, come nessuno tocchicaino, abbiamo registrato fino alla fine del mese di novembre. 5 sono i minorenni che sono stati giustiziati in totale violazione della Convenzione
attenzione sui diritti del fanciullo e in particolare ci sono le centinaia di esecuzioni compiute da quando il nuovo presidente ha assunto il potere, e questo è un dato molto significativo su cui noi dobbiamo assolutamente riflettere. Ma se c'è questa escalation di esecuzioni in Iran, c'è un altrettanto grave aumento del numero delle esecuzioni capitali anche in Iraq. Credo che però la minaccia che al mondo viene dal regime iraniano non sia soltanto quella legata al nucleare, ma sia anche quella legata alla gravissima violazione dei diritti umani che ancora continua in questo paese, e che la soluzione di un problema non può esserci senza che soluzione ci sia anche rispetto alla questione del rispetto dei diritti umani, della fine o del contenimento quantomeno del ricorso alla pena di morte. Mi ha colpito molto leggere proprio sulla questione della pena di morte una dichiarazione fatta dal responsabile della giustizia, il capo della magistratura iraniano, Sadegh Larijani, che ha detto: l'opposizione alla pena di morte è opposizione all'Islam. Poi ci sarebbe da discutere di quale Islam stiamo parlando. E ha continuato dicendo: è sconsiderato da parte loro, riferendosi diciamo agli occidentali, aspettarsi che ci asteniamo dal mettere in pratica un fondamento del Corano per amore di una risoluzione. Di tutta evidenza sta parlando della risoluzione delle Nazioni Unite per una moratoria universale delle esecuzioni capitali. Ecco, io credo che si debbano tenere presenti anche queste dichiarazioni. E ringrazio ancora Mariam Rajavi. Io mi auguro, non so quanti giornalisti siano presenti in questa sala, sicuramente c'è Radio Radicale che ha registrato e che manderà in onda questo incontro. Spero comunque che l'iniziativa di domani possa essere adeguatamente seguita dalla stampa, perché il fatto di poter conoscere quello che accade a Campo Liberty, a Campo Ashraf, ma anche le palesi violazioni dei diritti umani in Iran e in Iraq, sia un punto fondamentale. Per cui grazie ancora, signora Rajavi.